Eccomi, sarò molto rapido anche perché in fondo quello che volevo dire è stato già detto e l'ho anche accennato nell'ultima riunione. Io sono un anti-europeista della prima ora, ma proprio già da anni, con quel minimo di conoscenze economiche, non mi perdevo una puntata di Bagnai, Borghi, Michelizzi e chi più ne ha più ne metta. Ho visto cosa fanno con le banche, come diciamo ci levano soldi con l'interesse. È stata quasi un'ossessione per anni, veramente ho pensato che l'unico modo era distruggere il sistema, abbattere l'Europa, ma ancora di più, perché poi oltre l'Europa c'è il libro di Gioele e quindi parliamo con le mega massonerie. E allora sta lotta praticamente si deve lanciare verso l'infinito per combattere contro un enorme mulino a vento che secondo noi ci blocca. Ma gratta gratta, e dovrei spiegarlo meglio, ma per sintesi arrivo direttamente al punto, gratta gratta gratta, a noi niente ci vincola, non c'è un vero vincolo che ci impedisce di fare quello che vogliamo. Capisco che sembra assurdo, ma lo spread lo possiamo annullare con una banca pubblica che già abbiamo, che è MPS. Il 3% si può aggirare in mille modi che ora non stiamo più a parlare. E qui torniamo al vero punto della situazione. Cosa fa il potere per impedire il cambiamento? Questo sempre, sempre in tutte le situazioni. Dà una valenza negativa al movimento, per cui abbiamo i no global, che non erano affatto no global, ma era una diversa globalizzazione. Abbiamo i no TAV, che in teoria sono contro il progresso, sono i no TAV, poi abbiamo i no vax, che sono contro la scienza. Noi questo atteggiamento non porta da nessuna parte. Noi non dobbiamo né sconfiggere l'Europa, secondo me, né abbattere il fiscal compact, né noi dobbiamo fare in positivo quello che ci serve. Abbiamo l'intelligenza dell'Italia, la creatività, non ne parliamo, e gli strumenti per farlo. Siano gli altri poi a opporsi, a dire voi violate, non violate, noi andiamo dritti per la nostra strada, ci diamo degli obiettivi sociali, abbiamo gli strumenti per raggiungerli e non ci serve fare questo scontro che è una distrazione, ragazzi, è una distrazione, perché la legge è inchiostro su carta che vale niente. La Germania viola da decenni, la Francia viola da decenni, la Spagna non ha mai rispettato nulla, ste regole non esistono e se esistono non le segue nessuno. È una narrazione che vuole spostare la lotta contro una cosa lontana da noi, su cui non abbiamo influenza e che ci porta a essere sterili, perché aspettando questo 3% che scompaia, questo fiscal compact, passano gli anni e non cambia mai nulla. Io sono super filo Galloni, diciamo, sono nato anti-europeista con lui e ho capito profondamente perché non lo è più, perché non c'è bisogno, noi possiamo fare stato note, non ci serve aspettare la sovranità monetaria che ce la dia l'ente esterno, non ci serve, capito, questa lotta, è un rinvio. Noi dobbiamo partire e dare un'idea di noi in positivo. Se una cosa ci insegnano i 5 Stelle è che non hanno fatto una campagna contro, hanno detto reddito di cittadinanza, hanno preso i voti, flat tax, hanno preso i voti, noi dobbiamo avere la nostra idea e che sia l'Europa a preoccuparsi se è legale o no, se non è legale o no. Tanto sono tutte buffonate, ma l'inflazione, ma a che cosa porta secondo voi? A niente. Che può fare l'Europa per punirci? Nulla, ci può fare una legge economica che una volta che noi sforiamo a piacere, sforiamo della multa in più, quindi veramente è un nulla, è tutto un rinvio, perché lo scopo è, anche qui il potere usa sempre gli stessi elementi, è divide e timpera, quindi dobbiamo essere europeisti, non europeisti, io cambio l'Europa, io la batto, ma tanto vogliamo tutti un lavoro, la sicurezza e dei rapporti sociali decenti, e su questo ci unisce, quindi noi dobbiamo, ecco, secondo me essere furbi di non farci trascinare in questo bailame mediatico che non sempre, anzi mai ci porta dove vogliamo.